abbiamo parlato molto in questi anni di consumo di suolo, è un problema grande, però è anche vero che non possiamo tornare indietro rispetto a certe situazioni, per esempio quelle delle infrastrutture stradali e autostradali. Le infrastrutture ci sono, servono, probabilmente ne serviranno ancora di più nel futuro. Cosa possiamo fare per migliorarle? Possiamo utilizzare al meglio le aree infrastrutturali. Che cosa sono? Quegli spazi verdi che sono al confine con le infrastrutture, cioè gli svincoli e le fasce autostradali. Ecco, noi abbiamo presentato un progetto che consente in queste fasce autostradali, in questi svincoli, di creare economia e ambiente. Siamo alla vigilia di un evento grandissimo che ci sarà a Parigi proprio sull'ambiente e questo è un progetto, un esempio di come si può coniugare la crescita ma anche con l'ambiente, con la sottrazione dell'anidride carbonica, con la biodiversità, creando anche un po' di economia.